braccio, non metterlo lì. Trappo le rotole, dentro il braccio, gira, quando tira, gira verso il braccio, gira! Dottor Fulvio Grondelli, Spin Deal è leader nelle forniture elettromedicali. Oggi questa eccellenza tra le aziende nel nostro territorio dona l'associazione sportiva Snap un defibrillatore. Qual è il legame tra salute, benessere e sport? Ma il legame tra la salute e il benessere e sport è un legame inscindibile, tant'è che specialmente per i bambini poter far sport fin da piccoli sicuramente è un vantaggio, perché in un momento in cui cresceranno e l'età avanzerà i risultati si vedranno immediatamente, tant'è che chi da piccolo ha fatto tanto sport nella vita poi da grande i risultati li ha assolutamente, perché nei controlli si vede un ragazzo che ha fatto sport. La vita sedentaria, questo lo è in tutte le branche della medicina, dalla cardiologia a problemi renali a qualsiasi altro tipo di patologia medica, lo sport è un vantaggio, è sicuramente una marcia in più per una persona che poi, specialmente adesso che la vita si è allungata, quindi si va avanti negli anni, lo sport è fondamentale sotto questo punto di vista. E la Spin Deal su questo punta molto. Grazie. Niente. Luca Abbati, da un paio di anni pratichi Jiu-Jitsu, ti prodighi molto per l'associazione, sei molto ben voluto da tutti. Cosa pensi di questa manifestazione? E penso assolutamente bene, una bellissima giornata di sport, abbiamo assistito a una bella esibizione del metodo antibullo, abilità ginniche, e piccole dimostrazioni. In questo momento, mentre stiamo parlando, stanno svolgendo i combattimenti. Prendi la sua testa, prendi la sua testa, bravo, schiaccia, stai fermo lì adesso, prendi i punti, stai fermo lì, bene, adesso cerca di passare su, passa in Spider-Man, passa in Spider-Man, bello, adesso, passa in Spider-Man, questo, perfetto, schiaccia, guarda che sei bravo. Le tue bambine praticano Jiu-Jitsu, belle sensazioni? Bellissime sensazioni, soprattutto perché è una famiglia, una grande famiglia come questa, e poi abbiamo riscontrato un buon atteggiamento, migliore rispetto a prima che andassero a Jiu-Jitsu. Sì, molto, infatti è già il secondo anno e anche l'anno prossimo sicuramente sarà in palestra ad allenarsi. Direi di sì, per me era uno sport un po' sconosciuto e ci siamo prestati a questa nuova esperienza, direi molto positiva, anche se inizialmente, più visto l'età di mia figlia, è più un gioco che propriamente un'attività agonistica. Cosa ti piace di più del fatto che le tue bambine facciano jiu-jitsu? Quindi già da adesso imparano ad avere un rispetto per l'avversario e tutto quello che consegue. Ma in generale amo molto le arti marziali per non solo il discorso fisico di allenamento che coinvolge tutto il corpo e quindi secondo me fa molto bene nella crescita, ma anche per il discorso educativo, quindi di rispetto dell'avversario, di conoscenza di se stessi e di spinta a migliorarsi. E Ada ha scelto il Brazilian Jiu-Jitsu rispetto al judo che già praticava suo fratello, e poi alla fine io non lo conoscevo, invece me ne sono innamorata, è molto molto bello. Io direi il fattore degli sport, diciamo, di questo genere sono sempre un po' anche contraddistinti dalla teoria della disciplina, questo fatto di disciplina e di rispetto degli avversari, e la lealtà è una cosa che è un valore che spero che i miei figli possano trarre vantaggio anche da questa esperienza. Quali benefici ha riscontrato nelle tue bambine grazie alla pratica di questa disciplina? Una maggiore autostima e anche un po' di fisico che stanno mettendo su, e poi sono contente quando vengono giù di su. Ma sicuramente nel giro di quest'anno è diventata molto più coordinata, più sicura di se stessa anche.
Beh, per le caratteristiche caratteriali di mia figlia sicuramente un po' più di sicurezza nelle sue, del suo corpo e anche della sua personalità, e anche dal punto di vista motorio un buon miglioramento. Oggi grande festa di fine anno, e durante l'anno che atmosfera si respira in palestra? Quella della libertà, perché la scuola insomma le imbriglia sempre di più con i compiti, quindi loro si sentono in un ambiente libero dove possono giocare, divertirsi. E, grande festa di fine anno, quindi riconfermeremo anche il prossimo anno. Sempre di molta allegria, di voglia di divertirsi insieme, di fare amicizia, come è giusto che sia a 8 anni. Cioè, sia il momento ludico, il momento di insegnamento e a qualche volta anche una qualche piccola strigliata. Valentina Bonini, madre di Nicolò, ma tu sei anche esperta e campionessa di Jiu-Jitsu. Che sensazione è vedere il proprio figlio condividere la stessa passione? È una bellissima sensazione, perché sono contenta di averlo contagiato con la mia passione e di condividere con lui ormai da qualche anno la stessa disciplina, lo stesso gruppo di amici, la stessa palestra. Andare a prendere la... Cominciamo. Tiziano Alquati, capo istruttore settore giovanile, a quanto pare non vi fermate mai. Quanto avete fatto e quanto c'è ancora da fare? Ma abbiamo fatto tanto, quest'anno i bambini sono cresciuti tanto, sono venuti tanti nuovi bambini e quelli vecchi hanno continuato a migliorare, sono passati di grado. Abbiamo combattuto al GIO, il campionato italiano giovanile, abbiamo combattuto a Bologna a fine anno 2014, ottenendo dei buoni risultati. Oggi siamo qui alla festa di fine anno della SNAP e tanto da fare, perché appunto a settembre ricominciamo, e dopo una breve pausa estiva ricominciamo, si ricomincia non da capo ma con nuovi obiettivi, e quindi vediamo di portare avanti ancora questo progetto. Grazie. Luca Ballarini, tu sei un vero veterano di SNAP, dal primo allenamento nel 2007, quando è stata fondata l'associazione, sempre presente. Non a caso sei il più alto in grado tra gli allievi di Baratti. Hai vissuto quindi tutta l'evoluzione di questo settore giovanile che oggi festeggia così numeroso. Cosa puoi dire del lavoro che è stato fatto in questi anni? Dunque, devo dire che dal 2007 le cose si sono evolute, perfezionate, c'è stata una crescita molto importante del gruppo. Col passare degli anni si è presa coscienza della forza anche del gruppo, e grazie anche a Marco Baratti, allievo di spicco di tutto il panorama del Jiu-Jitsu nazionale. Ci siamo creati una nostra palestra e adesso possiamo dire di essere un punto di riferimento per molti giovani e anche non più tanto giovani. Ci sono numerosi nostri atleti che ottengono dei grossi risultati a livello nazionale ed internazionale, per cui non posso che dire che è stato un lento, graduale evoluzione, crescita che spero continui così nel tempo. Marco Baratti, direttore tecnico SNAP, tantissimi bambini in una cornice prestigiosa come il Palazzetto di Parma. Qual è il segreto di questo successo? Beh, il segreto del nostro lavoro è sempre la qualità. Contiamo molto sulla qualità di quello che facciamo e come lo facciamo, a partire dall'organizzazione dei nostri corsi, dei nostri eventi. Tutti i nostri istruttori seguono dei corsi interni di formazione, e questo dà sempre un'alta qualità di quello che facciamo. A partire comunque anche, c'è da dire, del programma tecnico, che non è semplicemente un programma ludico di sport, di combattimento, è prima di tutto un metodo antibullo. Ed è un tema che ho notato essere particolarmente caro a tutti i genitori.